Allora, discorso di partenza lo facciamo qui, poi dopo dai. L'interessante è giù la porta. No? Riusciamo finalmente ad aprire la porta Pretoria dopo tanti anni, non so quanti di voi l'abbiamo vista in passato. Non parla da solo, qui si vede. Però sembra che parli da solo. Ecco, l'apertura che avverrà per il pubblico sabato, dopo vi diamo tutti gli elementi per le prime visite, partirà sempre dall'ingresso in cui c'è una spiegazione di che cos'è la porta Pretoria e di qual è l'immagine a cui far riferimento guardando poi il resto. Perché in effetti, vedendo i resti non ci si rende conto di come poteva o come doveva essere. Da questa ricostruzione del frigorifero, che è una ricostruzione del 1934, si può vedere come doveva essere la porta Pretoria e soprattutto per il pubblico sarà interessante capire che la porta Pretoria innanzitutto era interno rispetto alle mura medievali a cui fa riferimento Porta Torre e che anche quindi le mura romane sono interne a quella che è oggi la città romana. Poi c'è Isabella Nobile che se ci sono da aggiungere elementi dal punto di vista storico potrà farlo. Sono mura e anche la porta costruiti in epoca cesariana, quindi nel primo secolo avanti Cristo, quando Cesare porta qui gente per costruire la nuova. La porta aveva questa forma, due torri e all'interno delle due torri due porte di passaggio, due fornici, no? Che sono quelli per l'entrata con i carri. Vedete che su una di queste torri c'è anche un ingresso pedonale che è però successivo rispetto alla fondazione delle due torri. Nel restauro e quindi quello che potremo vedere adesso potremo vedere la torre di destra e la vedremo dall'alto, la torre di sinistra invece la potremo frequentare, cioè potremo entrare dentro di essa. Quello che rimane è comunque la parte bassa di questa struttura, una parte bassa che è stata scoperta nel 1914 nel momento in cui si scavavano le fondamenta per costruire l'edificio. Detto questo, mi rimane da dire che nella ristrutturazione, quindi nel restauro, si è anche restaurato la parte che una volta era la casa del custode della scuola, che è diventata un luogo di informazione e di comunicazione con delle presenze multimediali, che adesso vedremo subito entrare. Chiamolo di gronda, no? Sì, quello che è il percorso di gronda di solito delle mura. Ecco, tenete conto che le mura della città erano appoggiate dietro la torre, cioè la torre era appoggiata alle mura della città. Le mura della città che fanno parte anche delle fondamenta del liceo classico che è di fianco. Mura della città per cui stiamo adesso... abbiamo fatto una richiesta di finanziamento per poterle evidenziare quelle che sono presenti comunque nel cortile in profondità logicamente perché poi la parte alta è stata abbattuta. Le parti multimediali le possiamo vedere già in questa sala. In questa sala abbiamo un libro. Qui c'è un po' il racconto di quella che è la storia di Como, i ritrovamenti, le modalità di scavo, le indagini del Novecento con la ricostruzione della porta e poi come poteva essere la situazione dell'ingresso in città con le due torri che vedete all'esterno, all'interno una sorta di cortile, chiamiamolo, no? Cortile in cui venivano poi verificate le persone e le merci.
Ecco, se guardiamo questa immagine possiamo avere l'idea di come è situata anche rispetto al liceo classico. Lo vedete qui, no? Come situazione. Praticamente una porta è lì, l'altra è qua fuori, praticamente sotto questa finestra. Sì, beh, il discorso di quello di riuscire ad arrivare a fare un intervento sulla strada in modo da metterla in evidenza dall'esterno è una cosa ipotizzabile, ma tenuto conto di quanto tempo ci è voluto per predisporre questa situazione che vediamo oggi, penso che ci vorrà. Qui c'è un altro. Qui c'è un altro visore che permette di fare un virtual tour all'interno della città e di vedere alcuni altri luoghi romani della città. I testi sono sia in italiano che in inglese, quindi per esempio andiamo sulla necropoli, esce una prima informativa su che cos'è la necropoli e poi è possibile andare a vedere in questi punti, per esempio se andiamo sul rilievo oppure su, non si apre. Ok, se andiamo qui abbiamo le informazioni. I monumenti funerari erano talvolta decorati da lastre figurate come quella ricevuta in piazza San Benedetto e conosciuta con il nome di rilievo dei cavalieri. Fine del primo secolo d.C. rappresenta una solenne faccia di giovani membri dell'ordine del castello. In basso compaiono scene di caccia ad animali o esercizi di abilità. Ecco, quindi questo poi si può andare a vedere il tempo libero, quindi si hanno informazioni sul tempo libero in generale, oppure sui due momenti, il teatro, l'ipotesi di teatro. La disposizione a semicerchio degli edifici che fino al 1900 sorgevano nel quartiere detto Ponte Sella, presso i portici vivi, ha suggerito che essi si impostassero sulle fondamenta di un antico teatro, che doveva misurare circa 60 metri di via. Si può approfondire anche la formazione. In tutte le principali città romane sorgeva un teatro, un livello di lettore tra istituti. Ci sono livelli diversi di lettura, uno immediato, rapido e uno di approfondimento. Anche a Torino era un teatro. Ecco, poi se lo volete vedere. Qualche sedia, intanto possiamo scendere con la porta. Lei stia lì che devo prendere. Vedono qualche gli altri perché a me si può? La bella spatolina non mi piace. Allora, qui siamo proprio all'ingresso di quella che è la porta pretoria. Porta pretoria, ecco, un discorso da dire sulla porta pretoria, che la denominazione di porta pretoria non è la denominazione corretta di questa porta, perché la porta pretoria di Como doveva essere sull'altro asse, sul decumano, che è l'altro asse della città, questo invece è il cardo. Sul cardo di solito c'erano delle porte, è chiaro che questa però doveva essere la porta principale perché era quella del vero accesso alla città. Ecco, per cui la porta nasce nel secolo avanti Cristo, è una porta fortificata, quindi è una porta in cui non c'è ancora decorazione, la decorazione si aggiungerà successivamente, ed è una porta di cui vedete i due lati dei fornici, uno di qua e l'altro di qua, no? Questi li vedete, si vedono abbastanza bene, le due, uno è questo e l'altro fornice è quest'altro. No? Le torri, come vedete, sono
una da una parte e una dall'altra di questa facciata con le due aperture. Che cosa si può dire della porta? Che rimane in questa situazione per diciamo fino al primo secolo, a scopo difensivo. Poi quando si stabilizza la situazione viene decorata, rivestita di marmi. Che fosse rivestita di marmi lo si vede da quei fori sulla pietra arenaria, che è la pietra fondamentale per questa costruzione, che sono i fori degli aggrappi, esatto, dei marmi che venivano applicati. Qui possiamo vedere, venendo da questa parte, venendo su questo fornice, possiamo vedere due o tre cose importanti, che sono, primo, questa che è la soglia della porta, e che voi vedete elevata rispetto a quella che era la base di questa porta romana, il piano della porta romana, è sopraelevato perché nel tempo c'è stata innanzitutto questa crescita, chiamiamo, della città, che ha portato alla fine ad avere questo livello. Questa è la soglia di cui si vedono ancora i segni dei calci, ancora si vedono i segni dei calci. Quello che è importante vedere è che fra le cose che si possono guardare e che danno bene l'idea di come fosse questa porta, è che qui ci sono i binari di scorrimento di quelle che erano le paratie che venivano abbassate queste, non alzate, per chiudere l'ingresso in città, e qui si vedono molto bene come le vedi. Potete anche vedere degli elementi decorativi come questo, di cui poi vedremo l'uso effettivo nell'altra sala, che è un elemento decorativo che vediamo qui, ma che non era questa la sua posizione. Cioè, perché dopo il momento di decorazione, con l'arrivo dei barbari, gli elementi decorativi vengono praticamente recuperati e usati come riempimento, come rinforzo, materiale di rinforzo alla città. E quindi questo ha avuto questo uso, ne vedete un altro lì, ne vedete altri in questa zona. Adesso, se passiamo dietro, possiamo entrare nell'altra torre. Un paracadi, finta la testa, occhio alle corna. Il nostro giorno gli ha detto occhio alle corna e lui ha risposto: giù, tanto mia moglie me le fa ancora. Io per il colore che si sale non ha problema. Ecco, qui avete l'interno della torre, è una torre come l'altra, in cui però vedete che è ricavato un passaggio pedonale. Questo era l'ingresso pedonale, anche questo aveva la sua possibilità di chiusura, e questo probabilmente era un primo, una specie di, chiamiamolo, di dogana, no? In cui c'era il pagamento della tassa di ingresso in città. Ecco, qui vi rendete conto di come fosse angusta la torre. La torre aveva probabilmente solo era un luogo in cui ci si trovava per fare la verifica dei passaggi, e poi sopra probabilmente con dei soppalchi avevano poi la possibilità di avere dei passaggi, perché sopra c'era il passaggio che collegava una torre con l'altra, e quasi quasi certamente da una sola di esse si accedeva con una scala dall'esterno. All'altra si giungeva passando attraverso, poi lo vedete sul pieghevole, lo vedete ben riprodotto. Ecco, qui ancora il lastricato romano che sicuramente arrivava a quel livello, e quindi queste sono le pietre tipiche dei lastricati, quindi niente di particolare.
Ecco, le pietre usate, c'è l'arenaria, c'è la pietra di Voltrasio, che è quella che soprattutto riguarda la composizione delle torri, pietra di Voltrasio che voi vedete sempre grigia, ma nasce nera la pietra di Voltrasio, nasce molto scura, più blu molto scuro, poi con il tempo, rimanendo all'aria, diventa grigio. E poi c'è il marmo di Musso è quello che abbiamo visto in quegli elementi decorati là e che vedremo poi negli altri, nel piccolo museo che abbiamo di là. Occhio alle teste. Vent'anni fa dicevamo che era la porta pretoria noi. Come? Vent'anni fa, quando noi venivamo a fare le visite guidate, dicevamo che era la porta pretoria. Sì, sì, ma ancora noi abbiamo lasciato il nome cosiddetta porta pretoria, no? Marmoreo, dove c'è ancora si vede, quasi addirittura si rileva qual era lo spessore dei marmi che lo rivestivano. Passiamo di qua, lo vedete bene qua. Ecco, questa è stata la parete di sfondamento, cioè la parete in cui nel 14 hanno individuato la presenza di queste. Di questi resti, perché allora non si sapeva che cosa fossero, no? Quindi una volta entrati, il problema che ci diceva, di cui ci parlava Isabella Nobile, mi parlava Isabella Nobile l'altro giorno, è che se queste scoperte fossero state fatte oggi probabilmente si sarebbe fatta una ricerca stratigrafica anche per recuperare materiali. Probabilmente allora c'è stato... No, ha ragione l'assessore, io lo dico giustamente perché spesse volte ci vengono anche rivolte delle domande a cui noi obiettivamente facciamo fatica a rispondere, proprio perché siamo di fronte a un monumento appunto scoperto 100 anni fa con tecniche di tutto rispetto per allora, però che miravano essenzialmente al recupero del monumento. Adesso noi procederemmo con tutto un altro criterio. Chiaramente datare un muro come muro non è facile in sé, perché se vedete queste tecniche possono essere utilizzate anche in tempi più o meno moderni. Ecco. Quello che permette a un archeologo di datare una costruzione, una struttura muraria, è il rapporto col terreno. Quel terreno che per tanti, io dicevo l'altro giorno, è ritenuto qualcosa di opprimente, che copre i resti, in realtà è quello che ci permette di interpretarli, di datarli, di leggerli. Per cui per un archeologo il terreno è tutto, è essenziale. Ecco, quindi non va visto tanto in senso negativo. E giustamente, come diceva l'assessore, per noi, che io sottolineo quello, scavandolo adesso avremmo avuto tante informazioni di più. Ciò non toglie che veramente l'estremo rispetto per chi 100 anni fa ha avuto la sensibilità di mantenere, ecco, questo tipo di monumento. Ecco, tutto qua, insomma. Ecco, qui si è cercato di ricostruire con alcuni dei resti che erano stati trovati allora, erano stati, diciamo, ammucchiati in questa zona, dove c'era fra l'altro una cisterna della nafta che con qualche perdita ha rovinato questo, che anche con il restauro non si è potuto pulire. Però di qui vedete effettivamente la posizione che dovevano avere questi elementi decorativi che erano sull'esterno della porta. E qui vedete che ce ne sono di vario genere, perché ci sono alcuni molto decorati, come sono questi, e altri molto semplici. Qui ci sono alcune le informazioni che vengono date sono siete ancora i canali, ma no, sì. Io non sento il giocatore, eppure. Prego. Ecco, una cosa importante è come si è arrivato al restauro. Diciamo che i fondi per il restauro sono arrivati dalla Fondazione Carso, dalla Fondazione Comasca, con un piccolo contributo dell'Associazione Amici dei Musei
per avere il contributo della Fondazione Comasca, e poi vabbè, il Comune di Como è chiaro che è quello che ha gestito tutto. Il multimediale invece è tutto da un finanziamento della Comunità Europea. Quindi tenete conto che sul multimediale siamo intervenuti recentemente per aggiornarlo perché era stato già preparato qualche anno fa ed era oramai, io quando l'ho visto ho detto non possiamo presentarlo, anche perché era uno sgranato micidiale, no? E quindi ma quanti anni si sta lavorando questo allestimento? L'inizio delle operazioni è 10 anni fa, perché sono, ma la difficoltà è stata quella di mettere tutto a norma, di mettere tutto a regola in modo che potesse essere progettato, tanto che le visite qua sotto potranno essere fatte per 12-15 persone per volta, quindi anche il programma che abbiamo previsto per sabato con una prima apertura al pubblico prevede l'accesso ogni mezz'ora dalle 2 alle 5, quindi dalle 2 alle 4 e mezza, 14 persone per ogni mezz'ora su prenotazione. Poi gli ingressi successivi, beh, è chiaro che non siamo in grado di tenerla aperta in modo continuo. Sarà possibile visitarla su prenotazione presso il museo. Magari ci sono delle giornate speciali. Poi verranno proposte delle giornate speciali, stiamo anche verificando la possibilità, e questo poi ne parleremo anche a livello di turismo, del percorso romano in città, no? Adesso abbiamo la porta, abbiamo le terme, abbiamo altre piccole situazioni che ci permettono a questo punto di fare dei percorsi romani di prevedere. Ma questo comunque noi lo pensiamo da subito, nel senso che noi è già la torre di destra, qui vedete il muro che è proprio dietro la torre è appoggiata al muro, e questo che è il muro che fa da fondamenta al liceo classico, perché va avanti, attraversa poi tutta la città, passa sotto le magistrali e va avanti. E lo stesso dall'altra parte, quindi si vede come la torre di sinistra è proprio sotto la strada, al di fuori della prima finestra.